Eccoci qua, eccoci qua. Buonasera a Tulemond, Aspetta, che tolgo la condivisione. Oddio, è ripartito. Mi è ripartito un attimo. Scusate, il bello della diretta, oh, ok, scusate, mi era ripartito il, la, la sigla la seconda volta, anche se voi non la stavate vedendo. Buonasera, buonasera, eccoci con la quattordicesima, giusto? Devo... Ah, chiedo di riattivare l'audio a tutti i compagni di viaggio qua. Ecco, buonasera. Eh, buonasera. Buonasera. A proposito, scusate, la battuta mi viene subito perché io mi dimentico, ma lo volevo dire anche prima, caro Alessandro Peroni, a proposito di compagni di viaggio. Tu, nelle tue proposte, dovrai far sentire una sera la fantastica Gesù Bambino, Era Comunista, perché è un va condiviso, no? è fantastico. Si è un pezzo natalizio, quindi eh sì, lo prepareremo, so. Verrà, prepareremo per la puntata di Natale. Nel Natale. Poi ci metterai anche il tuo contributo vocale. Okay. <ride> ok, farò i cori di Gesù Bambino, Era Comunista, che è bellissimo. Diciamo allora, che poi significa... io... Io farò l'asino e vi date il boccione basso a, a Dale, daremo il compito di fare il bue, e, il e allora Gianni farà Gesù Bambino perché ha la voce. E va benissimo, giovine, giovine, certo. <ride> Sembra giovine, però. È si... un po' oneroso come ruolo. <ride> allora, buonasera a tutti. Questa sera. Tra l'altro, stiamo aspettando di vedere se si unisce a noi Dan, che purtroppo ha avuto un contrattempo dell'ultimo minuto, il bello della quasi diretta, eh, da non riuscire a spostare la, la serata, che peraltro è, diciamo tra virgolette, l'ultima prima della pausa estiva. Chiamiamola pausa estiva anche se siamo già in pienissima estate. Ci prenderemo tre o quattro settimane di, di pausa, non di più e ehm, aspettiamo vedere speriamo che venga tra noi ecco io eh, comunque vi aggiornerò su questo intanto presentiamo i presenti del, pre, presentiamo i presenti della serata faccio anche il gioco di parole Gianni Bonetti protagonista della della serata ci parlerà della teor delle teorie di Neville Goddard e del cosiddetto new thought il nuovo pensiero ma Lascio, lascerò a lui spiegare di cosa si tratta, l'illustrissimo maestro Alessandro Peroni, eh, che già conoscete oltre a Gianni, e eh, Alessandro Conedera, che vedete con questa luce azzurrugnola, e Donatella Bartolomei. Eccomi qua. Allora, in questa nuova puntata eh, siamo, ecco, siamo in queste serate che sono le cosiddette serate filosofiche, ovvero serate in cui prendiamo dei temi che non sono necessariamente le nostre personali sperimentazioni, eccetera, e andiamo oltre cercando di, eh, di, 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 di favorire appunto aspetti culturali anche poco noti e di... Così suggerire punti di vista nuovi, visioni proprio nuove su, sulla realtà, sull'arte e su quant'altro. Quant eh, siamo alla Terza o la quarta oddio, delle serate, a, la seconda delle serate a tema, scusate, la precedente fu di Alessandro Peroni, eh, intitolata Il mondo alla rovescia, mostri carnevale, maschere trickster, eccetera, che trovate sul, canale, sul mio canale di YouTube. E questa sera è la seconda serata a tema su Neville Goddard, di cui io sono un'umilissima allieva. Ma io sono un'umilissima allieva di Gianni, in realtà, su questo, non di Neville di Goddard in persona che Passò a, a Miglior Vita già eh, da diversi anni, ma lascio introdurre a Gianni stesso, intanto, in poche parole, di cosa andiamo a parlare questa sera. Ma allora, diciamo che un po' tutto il nuovo pensiero um, è quello che io, cioè a me piace, io la chiamo metafisica applicata. Ah, scusami, Gianni, io ti interrompo perché prima dovevo, ti ho già presentato in una delle precedenti puntate, ma per gli amici da casa che non avessero seguito, tu in generale, siccome ti occupi di tante cose, fai un riassunto di tutte le cose di cui ti occupi, e da qui arriviamo appunto a Neville Goddard come gancio. Ah, ok. Va bene. Uh, ma allora, vabbè, intanto io uh, sono uno scrittore, quindi mi occupo, diciamo, di ho tutta una parte di, un la di lavoro autorale. Uh, parallelamente a questo uh, ho iniziato a interessarmi di um, diciamo, argomenti così, che vengono definiti olistici, soprattutto attraverso uh, le, le arti taoiste, le arti marziali cinesi, la medicina cinese e poi uh, andando avanti con altre, con altre discipline come ad esempio il Teta Healing e in, uh, in tutto questo... <coughs> affiancato poi un certo studio diciamo eh, personale a livello eh, esoterico ehm, diciamo esoterico ecco che per una via o per l'altra mi ha portato poi su questo, ehm, su questo tipo di, di argomento ossia diciamo questo nuovo questo che viene chiamato il nuovo pensiero particolarmente attraverso eh, le opere di neville goddard questo poi siamo Uh, centrati un po' su questo, perché di, diciamo dei vari autori del nuovo pensiero che sono molti, Neville, perché poi c'è questa tendenza quando lo conosci, cominci a studiarlo, a chiamarlo per nome come se fosse un tuo amico con cui vai fuori a bere una birra, e, per cui diciamo: Neville è quello che, eh, che io conosco meglio, che io ho frequentato di più per così dire, um, e, intellettualmente. Diciamo che ehm, perché dico metafisica applicata? Perché tutto quello che è il nuovo pensiero, che ehm, parte diciamo, da, un, da, un certo punto, da un certo punto di vista, da un ribaltamento di prospettiva. Per quello ci è sembrato anche particolarmente adatto a queste, eh, a queste serate sperimentali. Perché certo, comunque, come certo. dire, è, è una sperimentazione. Metafisica, se vogliamo, sì, Una... sì, sperimentazione dell'esistenza stessa, ecco eh, assolutamente. Poi io devo dire la verità: a me è piaciuta questa tua idea di portare questo pensiero perché um, per due motivi. Uno, perché al di là che lo si condivida o meno, perché ovviamente è un pensiero eh, molto radicale che io condivido e mi piace molto, però ovviamente non è, non, non è condiviso da tutti, come ovvio che sia. Ma al di là di ciò, eh, mi piace dare in queste serate degli spunti davvero di cambio di prospettiva, di andare oltre l'apparenza e di pensare veramente con la propria testa. E quindi anche degli spunti che non necessariamente uno abbraccia in toto, possono essere però degli spunti di riflessione e degli spunti di cambiamento in sé, al di là di dove e come uno li voglia applicare. Assolutamente. E poi, seconda cosa che mi piace dire per chi la pensa come me in un certo modo, ecco, vorrei dissipare. Una, prima che tu cominci eh, dei dubbi su un'atmosfera un po' new age eh, modaiola che io personalmente non apprezzo, quindi vado subito a sottolineare che, per chi ha il mio stesso modo di sentire, il pensiero di David Goddard è molto più eh, profondo, molto più. Eh, come dire, mh, intenso che, e non facilone come certe mode, mode, mode attuali che semplificano moltissimo tutta una serie di principi per renderli così eh, di, di, facile, di facile fruibilità. E qui mi levo, mi levo di torno. Voglio solo dire che ci saranno delle letture. Che io ho preparato per spezzare un pochettino anche e per integrare il, la, la presentazione di Gianni. Ci sarà la nostra partecipazione, ognuno di noi ovviamente potrà fare domande, considerazioni, parallelismi, eccetera, eccetera. E non mancheranno i contributi audio e video, tra cui anche cose veramente succulente. Qui ti lascio la parola, Gianni, parti pure da dove vuoi e chiamami in causa quando vuoi che io faccia qualche lettura perché io qui è tutto all'improvvisato come al solito non, non ci prepariamo eh, nulla infatti eh, anche io diciamo che per prestare fede all'argomento sto andando a ispirazione eh, anche alessandro sembra... per ispirarti posso dirti che anche alessandro che è, è molto mh, silenzioso di solito stasera non vorrei che non fosse così silenzioso perché lui stesso Sta scoprendo questa teoria di Neville Goddard ormai da tre anni circa, ecco, con degli ottimi risultati, mi pare, tra l'altro. Mm potrebbero sì. essere migliori però insomma <ride> siamo, fonte, siamo contenti già dei risultati che, che abbiamo ottenuto grazie al maestro Gianni che voglio ricordare e oh, oh. anche, è anche cara, è, cara. Beh, insomma maestro Gianni. Senso, eh. maestro, è un po'... maestro Gianni maestro. se maestro, maestro Gianni. io mi giro per vedere se c'è Buddha Krishna <ride> Cristo, e quel gente così insomma ok vai Gianni eh ma intanto ci tengo a far notare che vista la solennità dell'argomento dell ho, ho la tazza di Pluto questa sera. Um, mi è piaciuto il collegamento che hai fatto col discorso diciamo uh, un po' più New Age. Um, per quanto vabbè appunto la New Age secondo me ha prodotto come... Ogni corrente cose meravigliose e, e cose, diciamo, accantonabili. Eh, e secondo me è interessante perché effettivamente io sono arrivato un po' di rimbalzo a, a Neville proprio per questa, per questa ragione: perché, ehm, i principi fondamentali, diciamo, del, del, nuovo, del nuovo pensiero. Sono uh, stati ripresi in tempi più recenti e um, sono tornati abbastanza alla ribalta nella corrente che adesso viene chiamata quella della legge di attrazione, se l'avete sentita nominare per chi la sentite nominare. Che, però non mi soddisfaceva quando sono entrato, diciamo, uh, ripetutamente anche in contatto con queste cose, <ride> momento dello sponsor, no. <ride> E per, per questa ragione, per le ragioni che diceva Donatella, cioè non la sentivo così profonda come, ehm, eh, diciamo, come, come base, c'era un po' qualcosa che non mi, non mi soddisfaceva. Eh, però mh, cerca di qui, cerca di là, un collegamento da una parte, un collegamento dall'altra, mi è saltato fuori su YouTube un video di Neville Goddard, cioè un video un video con una conferenza di Neville Goddard perché non abbiamo registrazioni video di, eh, sue ma abbiamo un sacco di bellissimi audio e che vi invito se vi incuriosisce l'argomento a cercare eh, a cercare su youtube se non avete problemi con l'inglese è molto bello da sentire ehm um, Siccome Neville Goddard ha un approccio molto più eh, esoterico e anche di interpretazione, diciamo, eh, metafisica delle, delle sacre scritture che lui conosceva a menadito e che ha studiato anche dal punto di vista della Kabbalah, eccetera, eccetera, ehm, ha solleticato, diciamo, un po' l'aspetto eh, più come dire, da, 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 da ricercatore che ho dentro, ecco, quindi mi ha, mi ha convinto più di altri e, e poi vabbè, da qui poi ho scoperto che in realtà effettivamente è uno di quelli che dà una, un quadro più, più completo, più, più interessante su, su questo tipo di argomento. Ma, bando alle premesse, cosa dice, dov'è la sfida mentale che, che ci propone il nostro amico Neville? Sostanzialmente lui ci propone un cambio di prospettiva radicale. Ossia, dice: Non siamo noi che formiamo, che formiamo la nostra mente, la nostra interiorità, il nostro modo di vedere le cose in base a quello che ci succede dall'esterno, ma è il contrario. E lui dice: La nostra coscienza è la realtà tutto il resto è una proiezione esterna di quello che è la nostra coscienza. Per cui se io incontro nella mia vita determinate situazioni, determinate sfide, determinati problemi, è perché quello è il riflesso della mia interiorità, dello stato che sto occupando. Um, e questo secondo me è un po' la, la differenza sottile, ma non tanto con quella che viene eh, la legge di attrazione, che, che è un termine che Neville Goddard non usa mai. Lui parla di legge di assunzione, eh, o in alcuni casi di legge di reversibilità, quando dice di ribaltare la, la situazione. Perché? Perché lui dice... cioè, perché, perché non usa il termine legge di attrazione? La legge di attrazione, come, come la spiegano uh, i più, ti dice: come tu sei dentro, attrai cose dall'esterno. Per cui, se tu sei positivo, attrai cose positive, se sei negativo, attrai cose negative. Dov'è la differenza? Neville dice che l'esterno non esiste. Per questo non parla mai di attrarre cose, perché. Non sono cose che vengono verso di te, ma sono tutte cose che escono da te. Vanno verso l'esterno, perché lui dice sostanzialmente ehm, l'esterno non esiste. Lui dice tutto è Dio e Dio è la tua meravigliosa eh, immaginazione umana. Questo è, è il suo mantra quello che lui continua, continua a ripetere in tutte le conferenze, in tutti i libri che ha scritto, dice sempre, God is your wonderful human imagination. E, cosa intende? Uh, siccome il termine, um, il nome di Dio, secondo alcuni passaggi delle scritture, corrisponde a io sono, lui dice, quello che tu... Um, quella parte di te che può dire io sono, cioè che è consapevole di esistere come individuo, quella è Dio. Eh, è come se fosse una, una parte di Dio individualizzata. E quindi la creazione del mondo che dipende, eh, che procede da Dio, eh, procede per quanto riguarda te dalla tua interiorità tutto quello che tu sperimenti nella tua esistenza è la tua interiorità um, cristallizzata, se vogliamo. Perché lui usa il termine legge di assunzione? Perché lui dice le cose che ti capitano dipendono dallo stato che occupi ecco Gianni io Beh, sottolineerei ho... scusami eh, perdonami se, se mi... ti interrompo non è mia intenzione anzi vorrei sembrare maleducato io eh, sottolineerei molto per chi appunto non conosce queste cose questo discorso dello Stato perché no, se, se no sembra davvero qualcosa eh, di, di molto mentale no? che uno pensa sì, eccetera. Esatto. invece qui entriamo anche un po' nel possiamo aprire anche una parentesi teatrale dopo quello che tu stai dicendo e di sperimentazione oltretutto assolutamente Assolutamente. Perché qual è il discorso? Lui va molto sul pratico e questo um, mi ricorda una cosa che mi aveva detto uno dei miei primi insegnanti di, di cose strane, che diceva che eh, la spiritualità vera è pratica. Se non la puoi mettere in pratica, eh, c'è qualcosa che non funziona. E allora cosa dice Neville? Dice occupa lo stato, se tu occupi interiormente lo stato che vuoi raggiungere. Um, il resto del mondo sostanzialmente si deve adeguare. Ad esempio, se io voglio andare in vacanza e non riesco, lui dice, tu ti, ti metti lì, chiudi gli occhi, mobilizzi il tuo corpo e ti immedesimi nello stato di essere in vacanza costruisci una scena che tu vedi attraverso i tuoi occhi, non in terza persona, eh, in cui tu sei in vacanza. Che ne so, vuoi andare al mare? Vedi il mare, senti l'odore della salsedine, ehm, il vento che ti porta, ehm, la sensazione del, dell'aria di mare sulla pelle, il sole che ti scalda, la sabbia della spiaggia. Sotto i piedi, tutte queste cose, eh, fino a quando ti convinci di questa cosa e per te diventa cioè, come se fosse reale. A quel punto lui dice che eh, la realtà si deve adeguare perché tu hai eh, impresso nel tuo inconscio Um, questa, um, questo fatto al presente non voglio andare in, uh, in vacanza domani ma sono in vacanza in questo momento quindi per il tuo inconscio dove si trova la parte divina di te <coughs> questo fatto è vero e quindi um, deve realizzarlo per cui a quel punto verranno a crearsi le condizioni esterne tali per cui Uh, con una concatenazione di eventi, tu arriverai a quella, um, a quella situazione che hai immaginato. Quindi in realtà è molto pratico. Questa è una delle tecniche che lui, che lui insegna. Però, sostanzialmente tutte vari, le varie tecniche, le varie metodologie servono a occupare lo stato. Perché? Perché se io sono. Um, um, sono nello stato di persona in vacanza, devo essere necessariamente in vacanza. <ride> ridondante, detto così. Però eh, è come dire, um, facendo un altro esempio, se io ho. Lui dice: se ho un, um, eh, se ho un problema, diciamo, um, sono bloccato da qualche parte. Sono, sono nello stato di essere bloccato in quel posto. Se io assumo lo stato di essere da un'altra parte, automaticamente non posso più essere bloccato. Quindi il mondo, lui dice, si deve adeguare. Questo è un po' il... Um, assunto, diciamo, che poi va... Okay ovviamente la sintesi della la sintesi, sintesi della, 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 sintesi, sintesi. della Però... sintesi lui parte dallo studio delle sacre scritture ricordo male questa cosa Sì, sì. lui aveva uh, un, uh, un maestro cabalista che, che gli ha insegnato queste cose um, che um, si chiamava abdul cioè lui lo chiama, solo nomina solo ab, come Abdul, non, non, non mi sembra che non ci dice altro, non ci dà altre informazioni, altro, ehm, che gli ha insegnato un po', eh, tra le altre cose, soprattutto, eh, soprattutto questa. E, m, ad esempio, quando, un esempio che fa spesso Neville Goddard, lui dice: Io volevo andare. Lui è originario, è originario delle Barbados. Ah, vero. E viveva negli Stati Uniti, non so più se a New York, mi sembra New York, e diceva, ehm, vorrei andare per Natale alle, a trovare la mia famiglia, ma eh, non, ho, eh, non, so, non aveva i soldi, non aveva i mezzi, ehm, forse non c'era neanche il posto sulla nave, insomma, cose così, insomma, non, non aveva i mezzi per, per andarci. E quando l'ha detto um, uh, ad, Ab, um, ad Abdul, Abdul, Abdul Abdul Abdullah, insomma, quando l'ha detto al suo maestro, questo <ride> sostanzialmente l'unica cosa che gli ha detto gli ha detto: tu sei nelle Barbados e l'ha cacciato via. <ride> Battenne, eh. Allora lui gli ha detto che quando andava a dormire la sera si addormentava pensando di addormentarsi. Sentendo proprio cercando tutte le sensazioni, immaginando di essere nel suo letto eh, a casa, nella sua casa di famiglia nelle Barbados. Il momento prima di addormentarsi, lui dice, è particolarmente indicato per fare questo tipo di lavori perché lui dice puoi farlo in metà giornata, ma devi, cioè in qualsiasi momento della giornata, ma devi entrare in uno stato simile al sonno. E questo lui non lo spiega così, però a me quadra, quadra parecchio, perché um, un po' per gli studi che ho fatto nel, nel Teta Healing, un po' per, per gli studi che ho fatto anche, ad esempio, sull'apprendimento accelerato e queste cose qui, um, cosa succede che quando tu sei in uno stato simile al sonno... La, eh, il tuo cervello lavora in onde teta. Le onde teta sono in, um, in, um, in contatto, cioè ti permettono di entrare in contatto con l'inconscio. Quindi tu puoi imprimere quell'immagine, quella sensazione, quello stato che vuoi occupare nel tuo inconscio e quindi farlo diventare vero per il tuo inconscio. Mentre se tu ci ragioni, infatti lui una cosa che dice non pensate mai a come otterrete o, o otterrete quella cosa, ma pensate solo di averla ottenuta. Sì, sì, sì. Uh, e, mh, e cita sempre un passaggio um, di non so più quale Vangelo, uh, in cui uh, a un certo punto dice, quando pregate per chiedere qualcosa credete che l'avete ottenuta e la otterrete cioè non dice credete che la otterrete e la otterrete dice credete Sono che la devo essere nello stato diciamo nel sentire vivere adesso. già questo ti interrompo solo un secondo per rendere appunto più dinamica appunto la, la tua bellissima presentazione e dopo volevo accennare tu farei un accenno anche ad altri autori come la famosa florence mm. Shin e, e altri appunto che sono dello stesso periodo, tra l'altro, c'è questa donna eccezionale che viene addirittura prima anagraficamente ed è veramente la, la, la realizzazione vivente di un certo modo di vedere. Volevo chiedere ai nostri Alessandri, perché noi abbiamo qua due Alessandri questa sera, io eh, chiederei a loro se hanno voglia di già di. Fare qualche piccolo intervento, domanda, considerazione, parallelo, quel che volete, così. Intanto io mi guardo se trovo una lettura adatta. Peroni o Conedera? Le chiamo per cognome. Conedera. Sì. Il il microfono Devo dire me. che questo io non conosco questo autore, sto ascoltando con attenzione e trovo eh, qualcosa di, che fa parte della tradizione filosofica del, dell'idealismo. Cioè Tradizione molto compresa con varie correnti, per cui quello che è al centro della, della percezione, e, e che viene considerato momento fondamentale, è ciò che uno uh, ha nella, diciamo, nella propria mente, che poi può essere o può anche non essere un corrispondente diretto uh, della realtà e materiale esterna. Eh, la domanda appunto, che mi vi viene da fare sentendo appunto, questo discorso di, di Neville, è come, come si rapporta lui alla, alla re, quella che si può chiamare realtà esterna. c'è cioè, solo secondo lui solo il pensiero o esiste anche qualcosa al di fuori eh, del pensiero? E come in secondo grado diciamo esiste qualcosa? Fuori dal pensiero e come, eh, come si può rapportare il pensiero. E, mh, mi parso di capire che lui eh, pone la, la mente al centro di tutto, per cui eh, in realtà la, la realtà esterna, se esiste, viene controllata completamente dalla, dalla mente di colui che la percepisce o la immagina. Questo non mi viene da dire. però chiedo spiegazioni, chiedo lumi in proposito. Sì, allora, dunque, intanto, uh, vabbè, um, Neville, Neville Goddard secondo me non usa grandissime, uh, cioè una gran, non ha una grandissima um, struttura terminologica dietro, uh, dietro, dietro di sé, per cui, perché rispetto ad altri che magari sono arrivati con, con studi esoterici, correnti di un certo tipo. Riferimenti, eccetera, eccetera. Lui ha imparato questa cosa, ha letto la Bibbia secondo questa chiave di lettura, e poi a poi un lui dice: a un certo punto ha avuto delle esperienze mistiche. Sostanzialmente delle, delle visioni, delle rivelazioni che gli hanno spiegato questa cosa, eh, e quindi lui da, da un certo punto in poi nelle sue conferenze, dice: Non vi insegno queste cose perché me le hanno spiegate. Ma perché le ho avute per rivelazione, le ho messe in pratica e funzionano. Ovviamente io la rivelazione non ce l'ho avuta, e neanche so dirvi se ce l'ha avuta Neville Goddard, per cui c'è tutta una parte, diciamo, dell'insegnamento di Neville Goddard che riguarda um, come dire, un passaggio evolutivo interiore, un percorso iniziatico. Di chi segue questo tipo di, di pensiero, questo tipo di, di pratica, perché poi in realtà è una pratica um, metafisica, diciamo, uh, una pratica spirituale, um, anche se una piccola esperienza in quella direzione ce l'ho avuto, però da lì alla, alla rivelazione, cioè questa parte, diciamo, io di solito non la racconto, se uno ha, inter ha interesse. Si legge Neville Goddard che la rivelazione ce l'ha avuta lui e te la racconta lui. Eh. Chiarissima la tua risposta, grazie. Nel senso che lui si colloca non in, co come me, diciamo, o gli, o gli autori a cui facevo pedestramente riferimento in una prospettiva filosofica, ma eh, si colloca in una prospettiva mistica che comunque... Eh, la filosofia, soprattutto quando si parla di medioevo, ma non solo, accetta pienamente, quindi è un pensatore mistico e, come tale, eh, lo dobbiamo prendere. E chiaramente, assolutamente rispettare. E, e Grazie, quindi, In questo risposta. senso, un'altra cosa che secondo me mi ha dato un bellissimo spunto eh, per chiarire un po' le cose, eh, quando qua quindi. Lui non, quando parla di mente, lui usa il termine immaginazione, ma non dobbiamo prenderlo troppo a livello mentale. Perché ad esempio uno dei suoi, dei suoi libri principali si intitola Feeling is the secret. Poi dice, il segreto è il sentimento. Per cui cosa succede? Che tu sì, mentalmente costruisci la scena, ma poi devi sentire le sensazioni. E I sentimenti che avresti se fossi in quella scena. Quindi non, la cosa solo mentale non, non, non funziona per quello che dice Neville, non è, non è applicabile. L'ho pensato, cioè, come dire, io adesso penso che mi piacerebbe andare ehm, in Portogallo, ma non mi sento in Portogallo è come se un, cioè un pensiero astratto fino a se stesso e non rientra più in tutta questa catena di, di eventi, perché sostanzialmente, um, come lo, lo interpreto io? Um, io mi sono interessato per, per un po' di anni di, di antroposofia e nell'antroposofia, ma anche comunque in certe filosofie più medievali, più antiche, si divide l'uomo in pensiero, sentimento e volontà, che sono legati a diversi livelli di coscienza, eh? per cui diciamo che il pensiero è una coscienza di veglia, quella che noi chiamiamo coscienza normalmente. Il sentimento, se vogliamo citare Rudolf Steiner, lui parla di una coscienza di sogno, e la parte, diciamo, della volontà è la parte legata all'inconscio. Neville, non, non, come dicevo, non ha questo sostrato filosofico, per cui non parla in questo modo, però da quello che lui, eh, che lui dice, io personalmente eh, ci leggo questo. Devi mettere insieme pensiero e sentimento, che poi è quello che si dice anche spesso, di mettere insieme la mente, il cervello e il cuore, e. Eh? Eh, per fare un'impressione sull'inconscio che è dove lui dice c'è la parte divina che poi crea ehm, la realtà quindi non è non è solo una cosa mentale perché se è solo mentale non funziona Gianni non, io, non vedevo, vedevo alessandro che alzava la manina eh. okay. no volevo chiederti ma è un po' come quando uno rivive un'esperienza un passata, che dici rivivo quell'esperienza come se fosse adesso, però proiettata nel futuro. Per cui se io faccio l'esempio, voglio la macchina nuova e ne ho già avuta una, cerco di emulare quello stato là. Emulando quello stato là, in teoria dovrebbe funzionare perché mi pongo nel, nello, nello stato di felicità di cosa nuova di, di, di sensazione che avevo quando ho avuto la, la, la macchina nuova per cui se io devo avere di nuovo la macchina nuova in teoria dovrebbe, dovrebbe funzionare no? sì 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 io credo che che, che possa funzionare così nel senso, tu fai, eh, fai riferimento a delle tue esperienze precedenti per ritrovare la sensazione, un po' come si fa, come diceva giustamente Donatella, eh, nel teatro. Io devo, ehm, devo fare una scena in cui il, mio, il personaggio che sto interpretando si arrabbia e non sono arrabbiato in quel momento però posso agganciarmi a qualcosa che mi ha fatto arrabbiare in passato e tira fuori, correggimi Donatella. Esattamente, impagno, se beh, questo è esattamente, esattamente il modo di lavorare che ho io, cioè nel senso il fatto di lavorare sulla cosiddetta memoria emotiva, no? quindi io cerco di andare a ripescare nel mio vissuto o se non ho quel vissuto, siccome si parte dal presupposto che in ogni uomo c'è un po' no? tutta, tutta la storia dell'umanità, vado a ripescare comunque una sensazione che è propria dell'umanità quindi in qualche modo comunque vado a c'è un ripescaggio per tirare a galla un'emozione che dentro già c'è assolutamente sì se poi ce l'ho nel mio vissuto meglio ancora però capita no? un allievo di vent'anni che capitano poi magari faccio un esempio stupido mi capitò anni fa un allievo di un allieva, adesso non mi ricordo più di vent'anni che diceva che doveva fare un lavoro sull'innamoramento della Madonna, eccetera, e confessava di non essersi mai innamorato, che a vent'anni è strano, ma può capitare. E, e, e si lavora, si cerca di entrare in empatia con tutto quello che è un vissuto che dovrebbe comunque far parte di. Poi, dopo sei innamorato, guarda caso, mi ricordo, dopo questa cosa qua. Scusate la parentesina, um. Sì, eh, diciamo che la cosa forse interessante del, um, eh, del punto di vista di Neville eh, e Soci è che eh, ti propongono anche il passaggio inverso. Cioè, loro ti dicono, se tu, eh, che ne so, sei stato sfortunato e continui a sentirti sfortunato, automaticamente genererai nella tua vita altra sfortuna. Per cui... L'idea è cambia il tuo stato. Sentiti fortunato e smetterai di esserlo. Eh, diventerai cioè, Smetterai di essere sfortunato e comincerai ad essere fortunato. Cioè, tra l'altro, questo modo di pensare. Scusa, Gianni, se ti interrompo un attimo, farei una. una volevo fare un paio di considerazioni, perdonami. Eh. Eh, no, ok. Tra l'altro, questo modo di pensare, un modo di pensare che di solito. Se uno ce l'ha, o almeno ci prova a vivere da questo punto di vista, di solito si crea un sacco di malcontento intorno a sé da parte di tutte quelle persone che sono fondamentalmente depresse e che si giustificano con. Eh, ma la vita mi ha dato le mazzate, eh, ma la vita, capito? È stata giusto un po' nemica. Eh, ma la vita è colpa di questo e colpa di quello. Questo punto di vista qua è interessante perché, ripeto, al di là che lo si abbracci in toto, che lo si studi, non lo si studi, lo si prende solo in parte, possa piacere. Questo poi è soggettivo, ognuno fa quello che gli pare, ma dà comunque lo spunto della presa di coscienza e di responsabilità personale della serie. Sì, ma alla fine la mia realtà me la costruisco io o almeno per chi non la pensa così posso incidere quantomeno in buona parte su quello che è il mio stato. Uno può anche dire: Io non ci credo. Che posso influire sul mondo esterno, però posso influire su stare bene io al di là di quello che succede al mondo esterno. E questo è qualcosa su cui, soprattutto al giorno d'oggi, credo sia molto interessante cercare almeno di lavorarci perché è chiaro che uno può dire il controllo di quello che ho intorno almeno a livello cosciente nessuno lo ha cioè non è che io controllo tac quello che succede ma sicuramente posso lavorare sul mio essere centrato il più possibile e non dare sempre la responsabilità all'esterno di tutto quello che mi accade mi sembra un punto non da poco ecco questo volevo assolutamente, dire. assolutamente anche perché adesso um, anche se uno Magari non ha inclinazioni mistiche, e legge Neville Goddard e dice: Vabbè, questo è un pazzo, è <ride> um, e, e, e morta lì, però effettivamente, anche a livello semplicemente proprio fisiologico, noi sappiamo che esiste um, una, un aspetto del cervello che viene chiamato, uh, mi sembra, sistema di attivazione reticolare che è come se fosse un, um, un filtro eh? che noi mettiamo, perché la, la nostra parte inconscia percepisce una quantità eh, incommensurabile di dati, ma la nostra mente conscia può processarne solo eh, una piccola parte. E ehm, Questo sistema è quello che fa da filtro, cioè fa passare alla nostra coscienza solo una piccola percentuale di tutte queste cose che percepiamo, in base a cosa? Alle nostre eh, esperienze precedenti, ai nostri, al nostro stato d'animo, sostanzialmente, in base a quello che noi gli diciamo che, eh, che vogliamo percepire. Cioè cui, se io continuo a dire, ehm, se io sono convinto. Che il mondo è un posto orribile perché porto la mia attenzione sempre solo sui lati negativi delle cose. Automaticamente il mio sistema eh, di attivatore reticolare si, si setterà su quello e mi farà percepire solo quelli. Quindi eh, non, non, non avrò più, non percepirò ad esempio, una buona occasione percepirò un sacco di minacce e di possibili pericoli quindi anche senza poi tirare in, eh, tirare in ballo la, la parte divina di noi se uno vuole se, cioè poi, ognuno deciderà per conto suo se crederci o no eh, anche la parte fisica di noi <ride> che quella siamo sicuri che siamo moderatamente sicuri che ci sia eh, anche quella in base all'atteggiamento interiore funziona in un certo modo piuttosto che in un altro, quindi ehm, è, è comunque interessante come, come punto di vista. Inoltre, a me piace molto l'approccio di, di Neville quando dice: provate, sì. tanto è gratis, sì. <ride> non costa niente. La cosa bella è che poi lui, ma io qui farei uno stacco, un primo stacco musicale. La cosa bella, da quello che ho capito, conferma me se sbaglio, è che Neville poi non era uno che lucrava su queste cose, a differenza di personaggi attuali che a volte a me lasciano qualche perplessità. Cioè era proprio uno che comunque... Cioè, è come, poi parliamo degli anni scusa, 50 fondamentalmente? Allora, lui anni, 50, 50, anni 50, anni 60 anni 50 e 70, lui ecco, muore negli anni settanta. Io mi ricordo, lui faceva queste riunioni dove tu mi dicevi si pagava questo biglietto. Si pagava ah, il biglietto, tipo adesso non so più Neanche se andare al cinema, una roba del dollari, 15 dollari, una cosa così. Ecco. Però Questo voglio dire, anche i suoi libri... Periodo, perché tra gli anni 50 e gli anni 70 i pressi penso che siano cambiati drasticamente. Ecco, ma voglio dire, non era uno che, come dire, cioè, ci ha costruito un impero. Lui si è costruito con la sua stessa tecnica. Cioè, lui ha lavorato con le sue stesse visualizzazioni, insomma. Portato, è stato un esempio di se stesso, diciamo. guadagnava cioè, ci guadagnava perché... Ovvio, va bene, non è, è, ovvio, che, vabbè, non che, è che è un peccato, poi ci mancherebbe altro. Perché, però era... tu fai, vai a una lezione... Certo. E ti guardava, però ad esempio c'era anche tanta gente che lo chiamava chiedendogli delle visualizzazioni o, de o delle cose e lui non chiedeva niente. Sì, lui sì, diceva sì. sempre mi ha chiamato un mio amico, sì, 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 una sì. mia amica mi ha chiamato per questa cosa. E e poi, poi vedremo un attimo anche la Florence e il potere della parola, vorrei fare un accenno anche a quello, perché lei, per esempio, parla tanto delle affermazioni, cioè noi con la parola influenziamo il mondo. Infatti, io una cosa che noto dice, ogni tanto parlo con delle persone che parlano sempre in modo negativo, ti devono fare la lista della spesa che gli sono successe tutte a loro e continuano a usare dei termini che non si accorgono, ma io, ascoltatore, mi accorgo che con quei termini stanno costruendo anche solo un'atmosfera che a me mi viene voglia di scappare dall'altra parte del pianeta in tre secondi, ma non perché non sono in grado di ascoltare una persona che mi parla dei suoi problemi, perché tutti li abbiamo e li possiamo condividere, ma ci sono proprio degli atteggiamenti specifici in cui tu, se stai attento al linguaggio, il linguaggio costruisce già uno scenario nefasto al di là della cosa. Ma io qui soprassiederei un attimo, farei una prima tranche di ascolti. E dopo magari faccio una letturina. Prima tranche di ascolto, no, poi vabbè, mh, voglio lasciare la parola a, anche a Peroni e a Alessandro, che mi piacerebbe così che trovassero anche dei ganci con altre cose. Cioè, me... Siamo in dialoghi sperimentali, ragazzi, sperimentiamo. Adesso ascoltiamo due brani eh, audio. Abbiamo... Io sto sempre, se mi vedete, prendere il telefono ogni tanto, non mi sto a fare i cavoli miei. Sto cercando di capire se Dan riesce a. Ehm... Eh, come dire raggiungerci, raggiungerci però credo che sia eh, che, che non sia facile comunicare perché vedo che non riesco a, non vedo la, il messaggio ricevuto va bene ascoltiamo un brano di Ordalia giusto perché eh, così citiamo Dan che è Disso Canto e le voci sono mie È un brano sperimentale già di diversi anni fa e poi un brano di Alessandro Conedera, dicono nome e cognome perché gli Alessandri qua sappiamo che sono ben tre in realtà. Alessandro Conedera dal suo progetto Spazio Profondo che si chiama Nuovo Giorno e secondo me, io l'ho scelto proprio perché è un brano che secondo me è di quelli che ti accompagnano in atmosfere un po', ti portano su, altri, su, 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 su altre frequenze. Quindi mi raccomando, Gianni, Peroni e Ale, io faccio partire la musica, ma se non si sente in cavolo, fermatemi. Chi trattiene i nostri amici da casa mentre io faccio il solito mestiere? Peroni, dai, che ci racconta un aneddoto divertente, vai Peroni, non lo so, te lo butto lì, raccontaci qualcosa da ridere mentre io preparo. E così ti cogli un po' la sprovvista da, da ridere. No, racconta quello che vuoi. Quello che vuoi anche no, posso, posso dire questo, quello che dicevo prima: che questi uh, appuntamenti sono molto interessanti perché sono visto qua, sto cercando delle, delle isole di cultura. Eh, che non sono solo grandi eventi, ma proprio eventi spontanei, e ogni tanto ne vedo che, che sorgono, al di là delle, delle, di certe associazioni, una, di un associazionismo un po' vecchiotto, tipo il circolo, le, il circolo della lettura. Il circolo della poesia, il circolo della filosofia, eccetera. No, però ogni tanto capita che c'è una piccola libreria che organizza delle letture, eh, tu che organizzi questi eventi online e così. Per cui volando di, di fiore culturale in fiore culturale sto scoprendo che esiste un mondo di, 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 di persone che stanno sì, oggi si usa questa parola orrenda che è resilienza ah Io... sì anch'io già me lo sta tanto antipasta schifo però diciamo <ride> che in questo caso è, è sarebbe volendo adottare una resilienza culturale cioè comunque dire noi in ogni caso stiamo facendo qualcosa di cultura. Come possiamo? Se vi piace bene, se non vi piace, eh, fa niente, prendetelo tutto, prendetelo in parte, ma è il nostro modo per tirare avanti, per far vedere che esiste un pensiero che non è il pensiero mainstream, usando una bella espressione che a me piace, è il pensiero omologato. Se qualcuno ricorda un bel film di Marco Tullio Giordana, che era Maledetti di Amero, c'è un punto in cui il protagonista, molto vecchio, gli anni 70, il protagonista dice quello che pensa degli, degli omologati. Ecco, andate a vedere quella breve scena in cui, come appella il protagonista, gli omologati, e io tuttora, eh, sotto, dopo tanti anni, eh, sottoscrivo quello che lui dice degli omologati. Eh, eh, e' pensiero non omologato, ciascuno dice la sua se vi piace bene, comunque è, è eh. un angolo di complica. Peroni, mi hai fatto venire in mente un altro film degli anni 70, il fischio al naso. Non so se sì? ce l'hai con Ugo Tognazzi. Sì molto attuale di questi tempi che finisce in questa storia kafkiana in cui finì, per un fischio al naso finisce in questo ospedale dove passa di piano in piano fino ad arrivare alla morte che è una esatto. cosa esatto non so se è di gogol il, il racconto mi sembra di sì mi sembra di sì che è tratto e e vabbè, dopo cerco anche io dei dati, però è, un, è veramente un, un film eccezionale. Ok. No, parto... è di Dino Buzzati, Dino Buzzati. Ah, Dino Buzzati. I Sette Buzzati. Piani, infatti, Sette Piani. Il fischio al naso, che sembra un film invece da ridere... Marco non... Ferreri, questa... Grande questa... Ferreri, certo. Eh, sì, sì, Ferreri potevamo, di citarlo, potevamo citarlo nella puntata dei Freaks, dei Mostri e delle Maschere di se... della Volta scorsa. E eh, lui, lui li ha portati eh. Eh, in scena tanti, eh, Uno come questo. Assolutamente. Vado con gli ascolti allora, eh. buon ascolto. Ok, abbiamo ascoltato questi due bellissimi brani, mentre volevo farvi vedere Ah, oh, e mi partono ancora. Oh, c'è un repeat qua, eh. Non dovrebbe esserci. Derek, vi volevo far vedere Derek che si rotolava, però non ho non mi sono spostata per tempo, ecco, si vede che si faceva la pancella. I brani che abbiamo ascoltato erano, ripeto, Un nuovo giorno di Alessandro Conedera Spazio Profondo che secondo me era assolutamente in tema con l'atmosfera neviliane. Ecco Ecco ecco, ecco. Ecco che si rotola, e. <ride> Nel frattempo è passato anche Martino. È passato anche Martino che si è fatto vedere, sì. E, e prima era di Ordalia, Dan che salutiamo, che accidenti mi sa che stasera non riesce ad arrivare e, ma, e di cui sentiamo molto la mancanza, eh, di Socanto da me cantata. Nella sigla non ho detto che. Per eh, gli amanti di Star Trek, ma qui abbiamo Alessandro Peroni e Gianni Bonetti che anche loro, non so se amanti come noi, ma sicuramente lo seguono, non sanno che il brano della sigla di Alessandro si titola Into Viger ed era dedicato alla figura di Viger in The Motion Picture che <ride> non era un caso. È Into Viger, cioè che quando non so se vi ricordate quando l'astronave entra proprio dentro e si vedono tutti i mondi, gli scenari. Ecco, il pezzo dura tantissimo. Questo era un estratto di meno di due minuti e 45, però è un viaggione dentro vige. Allora, prima di partire con Neville, Gianni, se, se, se vuoi, io leggerei due pezzettini che mi sono cercata al volo. Adesso ho fatto un lavoro ieri sera, dovete sapere, di ricerca di pezzi che dovevo, che mh, molto. Oculato, cioè una pre precisa come ricerca e qui ho condiviso anche Gianni. Ma adesso guardando, ne ho trovati due che secondo me sono più adatti alla situazione, molto brevi e sono poche righe, eh, non, non sono letture lunghe. Mi scuso una, anche se idea. anche se non leggerò bene come vorrei, chiedo scusa perché non le ho mai, cioè le ho lette perché questo libro l'ho studiato, però non le ho lette di fresco. Ah, intanto chiedo a Gianni uno che volesse conoscere Neville. Da dove parte? Tu mi hai consigliato di partire da questo tomo che si intitola Maestro di te stesso di Neville Goddard ed è un, una raccolta di libri. Se no ci sono anche degli ebook che si trovano. Lui ha scritto libri molto brevi, vero? Cioè i suoi sono tanti sì. libretti. Dico bene, sono questo vicino, stiti... boh, 5 o 6, adesso non, non saprei. Lì dentro penso che ci siano tutti, forse ne manca uno di quelli un po' più mistici. sul... Uh, su certi passaggi del Vangelo, con una cosa così. Ma poi su YouTube Però... si trova anche un audio. Allora si trova molto in inglese, in, in italiano c'è sì. poco. Ma se scrivete Neville Goddard, ita. Vi esce proprio un bellissimo una lettura fatta molto bene, un audiolibro, ora non ricordo il titolo, che è letto benissimo ed è molto bello da ascoltare, anche se è un po' complesso perché arriva a parlare della quarta dimensione, cioè lui poi approfondisce tanto gli argomenti, quindi poi sta a ha... ma io penso che anche una persona che non ne sa nulla possa essere introdotta piacevolmente da sentire questa lettura di un bravo lettore, tra l'altro, quindi molto gradevole anche all'ascolto. Assolutamente. Poi se uno sa l'inglese, allora lì si apre un mondo perché ci sono appunto anche tutti gli audio delle, delle sue conferenze, ne ha fatte parecchie, e vabbè, alcune hanno un audio veramente un po'. Eh, insomma, è un eh, po' dell'epoca, eh, sì. Però è bello, chiaramente... è il suo bello, si sente che è una no, cosa esatto. degli anni 50. Cioè... È bello per quello. Poi lui aveva fatto anche teatro, quindi parla anche molto bene, è molto piacevole da ascoltare, anche divertente, anche simpatico, fa battute. Sì. E fa un sacco di esempi, cioè, proprio di, di esperienze che lui racconta, Ci sono, a volte gli fanno le domande, lui risponde. Insomma, è, è anche proprio bello da sentire. È molto bello. Allora, leggo due, due, due brevissimi momenti. Poi se Gianni ha voglia di parlare anche della nostra Sheen piuttosto che se... Però, vabbè, fate quello che volete. Io vi leggo questi due pezzetti. Qual è la tua risposta alla domanda interna? Scusate, sento dei rumori. Mi sa che Alessandro... Ma si vede Martino con la coda? Che carino! Vai che ti metto in mutuo, Alex. Sì, perché è sul perché sennò si se no faccio fatica a leggere, sento Pim Pumpa. Ok. Qual è la tua risposta alla domanda eterna chi sono io? La tua risposta determina il ruolo che rivestirai nel palcoscenico della vita. La tua risposta, che altro non è che la tua idea di te stesso, necessita di non essere conforme alla tua attuale realtà esterna a cui si riferisce, per il semplice motivo che se non si limitasse a essere ciò che è, tu non potresti mai crescere. Non potresti mai evolvere, avanzare, esprimere ciò che veramente sei. Questa grandiosa verità è rivelata nell'affermazione che il debole dica io sono forte. Gioele 3.10. Infatti dicevamo che lui spesso si rifà alle sacre scritture, giusto? Questo mi sembrava un bel momento. Sì, va bene, intanto mi volano foglie di ogni sorta. E l'altro momentino che avevo trovato, scusate, qui tra microfono, cose, sto facendo un po' di casino. Avevo eh, trovato un pezzo fichissimo. Ecco, vabbè, vi leggo un pezzo di questo. Sono pezzi a caso, eh? cioè li sto aprendo così proprio. La volontà di Dio è l'Io sono. La Sua volontà è sempre fatta. Perché è il potere che resuscita e dà la vita. Il tempo non ha potere trasformante, ma esiste solo la trasformazione del momento. Se hai difficoltà con un'altra persona, Guarda dentro di te, perché è l'io che sta parlando a te come pensiero. Ascolta attentamente quello che stai dicendo e scoprirai dove si trova la difficoltà. Permettimi ora di definire i concetti di sé e di anima. Si tratta di ciò in cui credi, che senti e pensi, a cui acconsenti. Potresti acconsentire alla credenza che tu sia stato trattato male. Che tu sia stupido o che certe persone, nella loro crudeltà, ti abbiano causato il dispiacere. Se fai così, il tuo consenso crea il tuo livello di essere e attrai la tua vita. Scusate, se fai così, il tuo consenso crea il tuo livello di essere e attrai la tua vita, sia essa buona, cattiva o indifferente. La tua anima non può essere cambiata associandoti a qualche religione o gruppo. Devi rivolgerti a te stesso, all'io interiore che conosci così bene, perché è questo io che determina ogni piccolo dettaglio della tua esperienza esteriore. Direi che sono due punti che lanciano un bel seme. Tra l'altro, Gianni, ti chiedo conferma di una cosa. Per chi rabbrividisce ogni volta che sente dire Dio, ecco perché anche a me ogni tanto quando si inizia a dire perché Dio, perché Dio, mi iniziano a venire un po' i cinque minuti. Spieghiamo. Onde evitare che si crei un, uno stupido pregiudizio, lui quale lettura fa quando dice Dio sul discorso invece io, che poi si rifà anche ad altri più recenti come Igor Sibaldi, eccetera, eccetera? È molto, molto, no, molto semplicemente perché spesso uno magari lo associa a qualcosa di... Cattolico, cristiano, in senso, in senso come dire convenzionale, non è propriamente così. Questo volevo solo che darvi questo accenno perché sicuramente qualcuno che ci ascolta dice: oh, che palle, no, è un discorso un pochino più profondo'. Assolutamente c'è una concezione, diciamo, del divino che è diversa da quella che propongono, certo. uh, diciamo, uh, determinate istituzioni religiose. Per cui Um, lui cosa dice in sintesi dice Dio uh, è tutto è e cioè la creazione um, è, è finita cioè lui dice Dio ha creato tutti i possibili stati di tutte le cose e um, tu che sei uh, come, come se fosse diciamo una um, un frammento di Dio individualizzato perché lui dice eh, tutti siamo eh, tutti siamo Dio, tutti siamo connessi a Dio co costantemente perché siamo Dio, ma eh, e quello che, che è per lui il percorso di rivelazione è ritornare a, a ricollegarsi, poi non è molto diverso da, da altre tradizioni. Eh, mistiche più o meno orientali, occidentali, eccetera, eccetera, solo che ognuno dice un po' a modo suo. Però eh, cosa dice? Una volta che tu ti risvegli, ritrovi quest'unione col divino, capisci che non sei, ehm, non sei isolato, non sei staccato, ma, ma contemporaneamente lui dice: mantieni la tua individualità. Ehm. Questo è un, po', è un po' sostanzialmente il, il, suo, il suo, concetto, quel suo concetto di Dio. Cioè, come. Um... Cioè, più banalmente, Gianni, io non ti volevo adesso mettere, costringere a fare una, una, una riflessione magari il, che, troppo lunga anche per la serata, era semplicemente per dire che poi ti rimanda tutto a Dio. La famosa frase, stavo cercando la foto, eh, stop, cosa dice? Stop believing God, start believes God, adesso io la sto dicendo sì, male. Sì, sì, sì. Cioè, ti richiama Beh, a te, sei tu il creatore, l'io come, come creatore, io. no? Ecco, volevo, scusa, la mia domanda sembrava un sì, casino, sì, sì. invece voleva semplificare un discorso, <ride> ecco, l'ho sbagliato detta male. Sì, sostanzialmente quello che dice è, eh, cioè invece di cercare Dio fuori, cerco dentro. Ecco, Adesso questo volevo dire, volevo arrivare sintesi, lì. In sintesi estrema, che appunto poi non è l'unico che lo dice. Come no, è, assolutamente, non è l'unico. Volendo no. anche eh, Gesù diceva più o meno questa cosa, quindi... Eh, certo, 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 certo. poi le nuove... scritture. Tutte le nuove letture più, più moderne, diciamo, delle, delle scritture, niente. Ve la, la volevo mettere come sfondo e non lo sto trovando. Vabbè, lo, lo troverò, lo troverò, assolutamente lo troverò. E invece, per passare un attimo a, pass a parlare, secondo me, del discorso della parola, Gianni, la famosa, e qui faccio vedere un altro libro. Qui abbiamo sempre andando, nel, oddio, restando nel famoso new thought, ovvero una nuovo pensiero, una donna. Florence Scovel Sheen, il gioco della vita e come giocarlo, è uno dei suoi libri. Lei addirittura parliamo di una donna nata nel otto, fine Ottocento, no? se, se non sto dicendo male, o di una stupidaggine, è comunque precedente rispetto a Neville, e io vi assicuro che a leggere questo libro sembra di leggere una contemporanea. E una, per quanto donna degli Stati Uniti, che era anche artista, cos'era pittrice, sicuramente frequentava ambienti di un certo tipo, quindi voglio dire, non è che viveva, non era la poradonna, <ride> proprio ecco però comunque sia era sempre una figura femminile in una società molto maschilista, molto... cioè in una società che non era certo dove una donna prendeva e faceva quello che voleva. Secondo me, come mi dice giustamente Gianni, è la dimostrazione vivente dei suoi intenti. Una volta ho chiesto a lui, ma come ha fatto? No? E lui mi diceva, per lei non era difficile, per lei non è stato difficile, semplicemente è manifestazione del suo pensiero. Vuoi farci un accenno sul bellissimo concetti di affermazione invece che lei integra, che possiamo integrare noi? Lei non integrava niente perché lei viene prima. Eh, questo tipo di... Sì, sì, sì. sì. Uh, ma allora, intanto uh, a me piace tantissimo il titolo del, del suo libro, che è Il gioco della vita e come giocarlo. Poi ne ha scritto anche un altro che è più, più appunto sul discorso della parola, che si intitola um, eh, La tua parola e la tua bacchetta. Proprio per il discorso che il modo in cui parli, quello che dici, quello che affermi, per te diventa vero e soprattutto se lo affermi continuamente, e quindi il, um, va poi a, a, a formare la tua, la tua realtà, per metterlo in relazione a quello che abbiamo detto prima. Si, um, si um, va a imprimere nel tuo inconscio, diventa la, la tua, il tuo modo di vedere, di vedere le cose. Che poi è, anche, è anche, anche questa è una cosa che volendo uno può comprendere, anche senza andare troppo sul mistico. Perché, ad esempio, eh, chi impara una lingua straniera può vedere che il. La lingua esprime un, una diversa visione del mondo. Tanto che hanno, hanno proprio constatato che chi parla più lingue esprime personalità diverse a seconda della lingua che sta parlando. Questo è stato proprio provato eh, con, con degli studi. Quindi. Um, dove entra il discorso delle affermazioni in quello che, che noi stiamo dicendo, quello che dice ad esempio Neville o il nuovo pensiero? Um, se tu ti ripeti delle affermazioni positive, diciamo eh, potenzianti, alla lunga andrai a imprimere nel tuo inconscio che poi lavorerà in base a quel programma, sostanzialmente. Perché? Perché tu vai a formare la tua interiorità in quel modo e quindi, in base alla tua interiorità, poi avrai, eh, avrai i tuoi effetti. È interessante. A me piace molto eh, proprio la prima frase di quel libro quando dice: Molti pensano che eh, la vita sia una guerra, ma non è una guerra, è un gioco. E come tutti i giochi ha le sue regole per cui dice se impariamo le regole perché si parla di leggi di, di legge di, di assunzione ad esempio dice Neville perché sono le regole secondo secondo questi autori secondo cui funziona uh, il mondo la realtà se tu conosci le regole e le metti in pratica puoi vincere diciamo al gioco uh, al gioco della vita dove entra il discorso della, della parola? Se uno dice continuamente: eh, Non posso andare al cinema, sono povero. Oppure eh, vorrei andare in vacanza, ma sono povero. cioè, sto assumendo abbiamo detto che il nome di Dio e io sono, oh, sto assumendo lo stato di povero è diverso da dire eh, che ne so in questo momento non ho i soldi anche se però almeno non sto identificando mi sto identificando con uno stato oppure quando uno fa un errore questo lo facciamo proprio abitualmente a livello culturale uno fa un errore si accorge che ha, che ha dimenticato a casa una cosa che doveva portare e dice sono un idiota È gravissimo, Cioè, nel senso, dal punto di vista dell'insegnamento di, di, di Neville o, o, o di Florence, perché eh, che anche lei, ovviamente, è un'amica di famiglia, eh, perché io sto assumendo lo stato di, um, di idiota, di imbecille, capito? E quindi non, cioè, non è una cosa che sicuramente depone a mio favore, tra l'altro, anche a livello, anche qui anche a livello meramente terra terra noi sappiamo che una volta che questo programma, se questo, questa questa affermazione si imprime come un programma nel mio inconscio, il mio inconscio mi fa lavorare, fa lavorare il mio cervello le mie risorse nella direzione di quel programma. Per cui ad esempio una cosa che io la prima la primissima cosa che io dico Uh, quando faccio i corsi sulle tecniche di memoria, è non dite che non avete memoria. <ride> non dite che siete smemorati. Non pensate neanche. Cioè, affermate di avere una memoria straordinaria perché il vostro, il vostro cervello lavora in base al programma che gli date. Quindi, se voi gli dite che non avete memoria, lui non cercherà neanche di memorizzare le cose perché darà per scontato di non riuscirci. Quindi, questa è, è proprio um, è una cosa basilare. Se la mettiamo in questo contesto più mistico, più da um, nuovo pensiero, da metafisica applicata, se io dico a me stesso continuamente um, che, ne so, che sono una persona di successo. Quando questa cosa arriva a imprimersi profondamente in me, deve diventare necessariamente vera. Questo è il motivo per cui va molto di moda adesso il discorso delle affermazioni positive. Qualcuno se le scrive sullo specchio del bagno, se le ripete la mattina oppure se le appende al frigorifero, eh, se no ci sono tutti, tutti i video su YouTube, una volta c'erano le, le audiocassette che ripetevano tutte queste affermazioni dov'è l'inghippo però è che ti ci devi immedesimare, ci devi credere. come, come, diceva, come diceva Neville, eh, devi metterci il sentimento, perché se no stai solo ripetendo parole parole a Wander capito. Mi posso, eh, poi... mi posso introdurre un attimo, Gianni? O aspetto? Posso? No, no, vai, io penso di aver detto quello che volevo. No, no, volevo introdurmi semplicemente dicendo che poi e ribadisco, al di là di quello che ognuno possa pensare, eccetera, fare un pochino di esercizio, di elasticità, andando a vedere, leggere, esplorare, questi tipi, per esempio, di pensiero, che poi ci sono anche personaggi più recenti. Ripeto, io sono un'ammiratrice, una grande ammiratrice di Igor Sibaldi, ma anche lo stesso Alejandro Godorowsky, che continuiamo a citare eh. per la sperimentazione teatrale, cinematografica e simbolica e via dicendo. Oltre a personaggi anche che vengono dalla scienza, come per esempio, non so, Fabio Marchesi, che è un ingegnere mm. e, e si occupa di fisica quantistica, Mauro Scardovelli, che viene dal mondo della psicologia. Eh, Salvatore Brizzi, insomma, ce ne sono tanti. Eh, Giorgi eh. pensa che ha scritto un libro con un titolo emblematico che è, um, cambia l'abitudine di essere te stesso. Ecco, ecco, no, lì volevo arrivare. Bravo, mi stai dando il gancio. Al di là di come uno la pensi, fare un esercizio diciamo di studio, di lettura o, o semplicemente di e provare a entrare in questo tipo di ribaltamento di, di, del pensiero sulla vita, ti fa mettere in discussione te stesso. Cioè, io in questi tre anni, da quando tu mi hai, io già prima vabbè, frequentavo la letteratura di Gorsibaldi, che tra l'altro è, è elevatissima anche solo a livello letterario, eh, eccetera, eccetera. Ma da quando tu mi hai fatto conoscere Neville, che è il protagonista di questa sera, diciamo così. Eh, io mi sono messa tanto in discussione, cioè al di là di tutto, a me comunque è servito e sta servendo per rivedermi, per guardarmi con altri occhi, per accorgermi, ecco il termine più bello, più emblematico secondo me, accorgersi di accorgermi veramente di quanti programmi mentali che do, scontati, ereditati, riutilizzati, tenuti lì per... Per noia, per, per pigrizia, per non... quante robe che facciamo che veramente ci, ci rendono in qualche modo, come direbbe, per, vabbè, rimanendo in questi ambiti, per, come direbbe Gurdjieff macchine biologiche, no? Proprio al 100%. Cioè, ti fa rivestire, ti fa rivedere. Poi uno può dire: Ma io non ho voglia di di Rivoluzionare tutto fa niente, però prova a guardarti un attimino più senza dare per scontato. Per esempio, oggi si usa molto una frase: molti lo dicono: Ah, ma io sono fatto così, e eh, eh, io sono fatto così, tu vu vuoi essere così, puoi anche, puoi anche cambiare qualche cosa. <ride> ecco, secondo me fa solo bene e come al solito, senza mai prendersi troppo sul serio che è l'insegnamento importante anche secondo me fondamentale e tra poco non ci prenderemo troppo sul serio perché faremo la nuova tranche audio che ci inviterà a un momento di questo tipo Gianni ci tengo a leggere due secondi poi lascerei la parola ai due Alessandri che veramente è troppo tempo che non parlano due secondi del libro della Shin che ho qua davanti che parla della paura ma sono tre righe dice la paura è il peggior nemico dell'uomo perché attira ciò che egli teme. È fede capovolta. Ecco, questa frase mi è rimasta impressa, è fede capovolta. Ma io mi accorgo, non so se ognuno di voi la sente, ogni volta che abbiamo paura di qualcosa, con quanta intensità e vibrazione lo viviamo, quel qualcosa che veramente diventiamo dei catalizzatori. È davvero la fede nel male invece che nel bene. Perché avete paura, uomini di poca fede? Perché anche lei mi sembra che si rifaccia allo studio di Sacre Scritture, ecco. Una mente impavida, senza restrizioni, attira a sé ogni bene. Qualunque cosa tu voglia o di cui tu abbia bisogno è già presente sul percorso. Così una nuova parola ti darà un'improvvisa ispirazione. Se hai bisogno di qualsiasi informazione ti sarà data e poi porta degli esempi che non sto a leggere. Però mi interessava questo accenno veramente, quando noi diciamo paura che mi rubano la macchina, o paura che mi rubano la macchina, sembra che sulla macchina esca un cartello a livello invisibile che attira e poi, oh guarda caso, ma non rubato! Hai visto che avevo ragione di avere paura, poi purtroppo il meccanismo diventa quello. No, non avevi ragione. cazzo Ci siamo caduti tutti, ci cado anch'io, non voglio... Lascio la parola agli Alessandri, anzi a Peroni perché Alessandro l'altro è scomparso, non so se sta arrivando di qua. Beh, eh, io se ho ascoltato è molto interessante, in pratica eh, si tratta di assumere un atteggiamento eh, positivo. E per quel che riguarda, posso buttarla lì, la mia esperienza personale, anch'io ho avuto il mio momento non è stato mistico ma posso dire che ho scoperto qualcosa di importante cioè se io voglio ottenere un risultato in realtà lo posso ottenere eh, devo però mettere in conto di impegnare fatica tempo soprattutto studio perché poi spesso lavoro in quella in quella direzione cercare eventualmente dei maestri di cui eh, che vi possono insegnare quello che io non so, per cui, tra l'altro, poi è sempre una buona norma quando si conosce qualcuno che sa qualcosa che eh, noi non sappiamo di porci in ogni momento come allievi. Perché noi Da chiunque possiamo imparare qualche cosa, quindi più che fare, poi tutti mi chiamano il maestro <ride> per qualche strano motivo, non so. Però in realtà, io mi sento tantissimo allievo, quindi io credo che questo sia un buon, un buon atteggiamento. E poi devo dire che quando uno si mette a lavorare, lavorare, lavorare perfezione, poi ti rimetti in discussione e scopri quali sono magari i limiti, a questo punto lo puoi approfondire, magari. Arrivi a una sicurezza e poi dici sì, e sono sicuro di quello, però c'è qualche cosina eh, che non mi convince. Allora vai a scavare per capire che cosa non ti convince. È un lavoro infinito, ma è estremamente piacevole, perché poi alla fine scopri che la, la tua mente è in grado di ottenere dei, dei risultati. Uh, io appunto ci metto sempre ore e ore anche 14-16 ore al giorno di studio quando, quando posso eh, perché poi io mi caponisco dico voglio raggiungere questo risultato e alla fine devo dire che non, chiaramente non sarà mai il risultato perfetto che può avere eh, chi certe cose le pratica da una vita oppure ha una predisposizione magari che io non ho più, è più capace di me però alla fine Qualche cosa riesco a capirci sempre, quindi io credo che il punto fondamentale è, sia quello di mettere in conto che bisogna faticare tantissimo, ma proprio, ma, ma proprio tanto. Mi ricordo, c'era un film, quello non ricordo il Shine forse era quello del pianista. È una storia un po'. Un po, un po' finta perché in realtà. Bellissimo, poi quel io l'ho amato è, molto quel film. È, 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 per me è più bello il film della storia vera perché poi insomma quel tipo lì c'è una registrazione del famoso terzo concerto di Rachman, ma è abbastanza mediocre. Ma il film invece è molto, molto, molto istruttivo perché questo personaggio si fa vedere che si impegna fino a stramazzare. Eh, è, 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 quella, è quella roba lì, secondo me. Quello che uno vuole ottenere un risultato ci si deve mettere proprio, eh, gio giocarsi tutto, tutte le energie che ha e alla fine, forse, non arriva al massimo, però qualcosa, qual qualcosa si ottiene. Quindi, in effetti, forse il modo migliore per vincere la paura è mettere in conto che eh, quando c'è una paura o una sfida. Eh, bisogna mettere in conto una grandissima fatica, una, una lotta incredibile per ottenere risultati. Io, finché le forze mi sosterranno, continuerò a cercare di fare del mio meglio. Poi si arriva a un punto in cui, in cui forse bisogna un po' cambiare orientamento. Ma faccio un esempio: oggi ho sentito che si chiama la Pellegrini Federica Pellegrini che ha fatto la quinta finale olimpica, è arrivata settima, non è, non è la medaglia, però insomma, è in ogni caso arrivata a età veneranda quello che è uno sportivo alla quinta finale olimpica. Platone diceva che tutti i giovani e tutti gli uomini devono darsi, uomini e donne, anche, e darsi allo sport, all'attività fisica. Poi quando si arriva lui dava l'età dei trent'anni, adesso magari con l'alimentazione si può anche andare un po' più in là. A un certo punto quando uno non riesce più a rendere al massimo nello sport, quello è il momento di darsi alla filosofia. Quindi eh, ho visto Federica Pellegrini con le capacità eh, che ha di che ha dimostrato lo spirito di sacrificio. Benissimo, a questo punto può diventare o una grande allenatrice di nuoto, o in seconda istanza la, può diventare anche una grande filosofa. Io dico sempre: non è mai troppo tardi per, per darsi alla filosofia, che non vuol dire prendere una laurea che spesso è inutile, ma dedicarsi allo studio uh, di qualche cosa che eh, chiamia, il sapere chiamiamo, quindi filosofia in senso etimologico, non quella roba che c'è nel manuale di filosofia, ma è quello che noi riceviamo eh, il sapere. Quindi se io posso, questa volta faccio il maestro più che l'allievo <ride> il messaggio che posso dare è quello di eh, non smettere mai di, di studiare, di impegnarsi al massimo delle proprie, delle proprie possibilità e quando si vede un limite o qualche cosa che non, che non si sa, ecco, allora lì forse bisogna andare a pescare. Messaggio brevissimo. Che bello. Tutti i giorni imparate qualcosa di nuovo oggi ho imparato questa roba ma essere anche una piccola nozione una piccola riflessione però non far passare un giorno senza una piccola lezione io un anno e mezzo fa sono stato fra i pionieri del covid sono stato passato alcuni giorni in totale stato di febbre, deliri eccetera eccetera però anche in quei momenti lì eh, In cui ero molto malato, la mia testa non ha smesso di funzionare, e ho cominciato ad apprezzare cose come che io non ho mai considerato: come i fiori, eh, come, come la natura, eh, la bellezza degli animali. Che sì, non li vede, io ho sempre amato tantissimo gli animali, ma vederli nel, più nel loro ambiente, vedere me, noi umani, come intrusi. Nel, nel loro ambiente, una cosa che molti hanno fatto in quel periodo. L'ho fatto anche un po' da malato e, e vabbè, è stato, è stato ed educativo per me e quindi anche magari nei momenti della malattia, cioè, peggiori, anche in quei momenti possono arrivare delle riflessioni che poi una volta tornate alla normalità. Se, se si riesce, se, sempre, si spera sempre, eh, bisogna conservare, quindi non ah, in quel momento stavo male, ho pensato quelle cose perché stavo male, no, in quel momento hai pensato quelle cose perché stavo male, ma fanno tesoro per quanto stai bene che bello e vi, be vi benedico ci voleva il be ci mancava <ride> ci mancava il peroni infatti ha detto no ha detto una cosa bellissima io mi accodo al tuo bellissimo ogni giorno imparare qualcosa anche non dico ogni giorno ma magari una volta alla settimana è un esercizio che io cerco di fare vincere qualche paura tipo ma anche piccole cose ho paura a salire in ascensore mi dà fastidio che ne so eh, cioè, piccole cosine, non dico che uno debba buttarsi una settimana da un paracadute e la settimana dopo scalare l'Everest, ma piccole cosine, veramente si sale a uno step, uno step successivo, un po', un po' più qualcosa in più si ha, anche questo, secondo me bellissimo. Adesso chiedo al maestro Peroni siccome passerei questa tranche. Audio, siccome tu sei protagonista dei prossimi due brani, in qualche misura in uno, in qualche misura nell'altro, da quale parto? Dall'italiano o dal British? cioè da All Inquisition o dagli occhi? Oddio oh il titolo, mi sfugge. Occhi, gli occhi verdi, verdi, verdi dell'amore. Dell No, io direi di partire prima dal brano serio, o volendo oh, serio, quasi, quasi semiserio, perché poi io credo appunto come dicevamo prima: la più grande forma di teatro è il teatro di varietà, quello di Petrolini. Per sì, intendo. Petrolini era un grande, <ride> era uno di, un di Rachel di, sì, di Macar, quindi sì. la comica finale. Quindi, si, quando si butta in vacca qualcosa, bisogna aspettare la fine perché piace di più. Quindi, direi di partire dal brano dell'Inquisizione allora siccome sono due brani uno è audio e uno è video io ci sarà uno stacco tra l'uno e l'altro tu finito l'audio lo vuoi presentare prima il video sì, o presentiamo sì, sì. dopo? Ma, prima? Passiamo, presenta, presenta pure tu All Inquisition, all Inquisition, Inquisition che e, poi passiamo, la, passiamo, e poi passiamo e poi presentiamo l'altro cioè l'altro presenta Perfetto. tu All Inquisition in base a quello che è la tua esperienza okay. io ti pongo una domanda ma tu sei più strega o sei più inquisitore? Quale dei due? Perché il bello della canzone, secondo me, per quello che si capisce, insomma, che prende un po' il punto di vista di tutti e due, ma soprattutto c'è una certa simpatia per l'inquisitore. In realtà lei è una strega inquisitora, inquisitrice. No, e la cosa divertente è che io lì ho rivestito entrambi i ruoli perché che, diciamo in... Oh, L'Inquisition canto, diciamo, entrambi i ruoli, certo punto è bellissimo che ci vedo. Comunque, Saraband de Tenebre è il marchio di questo brano che ha molto di sperimentale, pur non essendo pura sperimentazione, ma ce n'è parecchia. Ovviamente, l'autore delle musiche, dei testi e della linea e, e di tutto, insomma, è Alessandro Peroni. Io sono, diciamo, l'umile cantatrice, la cantatrice calva che canta. Diciamo, diciamo, le varie voci di Holy Inquisition, quindi siamo un po' in tema, cioè non siamo in tema, ma siamo in tema, perché così in tema di eresia siamo, cioè Neville Goddard, tutto questo modo di pensare è comunque eretico da un certo punto di vista, eh? assolutamente, quindi andiamo in termini di eresia e ci ascoltiamo, Holy Inquisition, mi raccomando, se non parte la musica, fatemi un cenno. Ja, 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 ja. <laughs> I'm coming from Rome to bring you the of God is justice, eternal his power and glory. The Bible, the cross, the hammer of heresy, the trial, the tartar, the stake in the name of Lord. di Alessandro Peroni Sarabande de Tenebre e eh, vi ricordiamo e di pensare, andare sulla nostra eh? e pensare che noi abbiamo fatto tutto ciò per compiacere il goto, goto! e al goto non piacque e <ride> goto non <ride> è il goto è il goto è il goto è... Eh, il goto è il goto non si può compiacere ma invece cosa vogliamo dire degli hippies No, invece gli hippies apprezzano, anche adesso non so, deve andare in qualche casa di riposo, sentire cosa ne pensano, però l'altra volta, volta mi ha fatto Sicuramente quel... gli hippies apprezzeranno gli occhi verdi dell'amore, che io sto per... Assolutamente, vita. assolutamente, adesso, per brevissima presentazione, presenta poi di, assolutamente di gli due cose dopo. La volta scorsa abbiamo presentato quella canzone nostra Corriuto originale. Per la esatto, città. Donatella, Donata ai i nuovi Freaks. Eh, era con per la città, brano Hippie, che fu presentato <ride> al Festival <ride> Hippie, il primo Festival Hippie italiano a Paderno Dugnano. Che tra l'altro ho visto che sabato prossimo fanno una serata con i Goti. <ride> eh, non so, me l'hai mandata! <ride> Allo slaughter, quindi prendete Paderno Dugliano, è sempre un faro anche nell'oscurità. Ippi. Allora, Goti oggi! Oh, è tornato, è arrivato. È arrivato Dan, interrompiamoci subito da quel che stavamo dicendo. Stavamo ridendo col Peroni che sta lanciando la canzone Gli occhi verdi dell'amore. Ciao, Ciao Dan, abbiamo Ciao, Dan. preannunciato. Ciao, che... ben arrivato. Mi sentite innanzitutto? Sì, sì, eh, no? benissimo. Ti sentiamo e siamo felici di vederti. Ho preannunciato i nostri amici da casa. Che hai avuto un imprevisto dell'ultimissimo sì, no, secondo una... e, e non ce l'hai proprio fatta. e Ho detto: Senza Dan, mamma mia, ce la faremo, ce l'abbiamo fatta, ma ci sei mancato. Ci, ci siamo mancati manca allora la nostra, sì. nostra pseudo diretta, perché alla fine no, potevamo fermare tutto, invece non è stato così. Come stai intanto? Tutto no, bene? bene. bene, ragazzi, bene. Vi vedo molto in forma, vedo dei cambiamenti. Lo sfondo di peroni è cambiato, adesso abbiamo è semplicemente <ride> ho girato dall'altra parte. Ah, ok, stesso è sei... stato girato dall'altra parte. Hai ribaltato la, la è... prospettiva, mentre sì, già lo vedo, lo vedo la in è... forma, lo vedo. Eh no, eh. La, stavo per dire che la Lella non aveva ancora messo le palme. Eh, questo è l'omaggio in, in onore a, al tuo arrivo, abbiamo il momento delle palme. Sono commosso, grazie davvero. <ride> Dopo però devi guardarti la serata perché sta venendo Ma, fuori una seratona veramente interessante. Buona, Tra l'altro adesso avevo dubbi e non mancherò di vederla con eh, estremo interesse anche perché eh, non so molto di Goddard, sono curiosissimo di di risentire ciò che Gianni ha, ha detto a riguardo di questo pensatore di cui ricordo vaghe letture di, di qualche anno fa. Eh, lo trovai affascinante, ti dico, perché eh, ho sempre amato molto Schopenhauer e, e ricordo che Goddard partiva da una premessa molto simile a quella di Schopenhauer, ovvero del mondo come come rappresentazione in un certo senso oggettivata o oggettivizzata della nostra coscienza, anche se poi dopo prende un po' le distanze dal pensiero schopenhaueriano, va a semplificare determinate cose, ma eh, correggimi se sbaglio, invita in qualche modo attraverso l'immaginazione a, a cambiare quelle che sono le prospettive, un po' come ha fatto Peroni questa sera, che dal bianco ci ha portato la sua libreria. E, e, e cambiare la prospettiva, innanzitutto su noi stessi, e quindi sulle, sulle possibilità di agire in questo mondo in cui ci troviamo, senza, senza pretendere di cambiarlo, ma eh, ottenendo il riflesso di quelli che sono i cambiamenti che possiamo ottenere eh, partendo da noi stessi. Che dici, Gianni, sul finale non è esattamente così? O sbaglio? Ma ah, probabilmente mi sbaglio, eh, come? Non... Cioè, il, no, il non pretendere di cambiarlo, non c'è in Goddard, credo. <ride> in realtà lui dice che il mondo eh, è sei tu proiettato fuori. Quindi nel momento in cui tu cambi inter eh, interiormente, automaticamente cambia anche il mondo, ma lui criticava, criticava chi si affannava a voler cambiare il mondo. Uh -huh. attraverso un'azione sul mondo stesso che prescindeva da un'azione ah, sì. sull'individuo, sul soggetto. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Lui diceva, se non cambi prima il tuo stato interiore... È inutile cioè... che combatti per un ideale cercando di modificare qualcosa che poi in realtà rispecchia sempre quello che sei. Sì, perché sei sempre nella reazione. Uh -huh. Quindi tu stai sempre reagendo alle cose come... Eh, come sono già e quindi il tuo stato è ma che poi è una cosa è una cosa interessante che penso che a un certo punto eh, scopra chiunque nel suo piccolo nell'adolescenza o uscendo dall'adolescenza cioè quando dici se io faccio quello che mi dicono o faccio il contrario di quello che mi dicono comunque non sto decidendo io cosa fare e il il principio è un po' lo stesso secondo me. Lui, cosa, cosa dice lui? Se tu um, o stai agendo, cioè la, la scelta parte da te, quindi io scelgo che stato occupare nella mia interiorità e quindi il mondo poi eh, si trasforma o tutto quello che vuoi, oppure sto reagendo, quindi percepisco una, un, un, un input dall'esterno e in base a quello formo la mia interiorità e quindi poi la mia vita, eh, ma sono sempre in reazione. Per cui, come dice Dan, se mi affanno a cambiare le cose senza aver prima cambiato, senza averle prima cambiate dentro di me, eh, è come se stessi combattendo con un mulino insomma è un cane che si muove la coda. Ecco. Assolutamente. Io ragazzi, però vi devo scusate, interrompere perché in realtà il Peroni ci stava lanciando un momento che non possiamo non goderci. No, che bene, gli bene allora per essermi... Gli occhi verdi della vita. <ride> no, stavo lanciando in realtà la comica finale. Quindi, aspetta Dani, volevo bene. dirti una cosa perché te lo sei perso. Dimmi Abbiamo unito. ascoltato di Socanto nell'unica registrazione di studio che io ho e l'abbiamo trasmessa io volevo aspettarti ma poi non sapendo se saresti arrivato e a che ora ho detto l'ascolto tanto poi quando rivedrà la trasmissione È vedrà che abbiamo trasmesso e... il contenuto bellissimo di, di Ordalia adesso stiamo uscendo fuori tema di brutto con gli occhi verdi dell'amore ma ci sta e, e Peroni ora ci presenterà che cos'è gli occhi verdi dell'amore preparati Dana a qualcosa di scioccante vai cioè... vai sono pronti... <ride> Anzi, mi ci entra nella, nella sfida la sperimentazione vocale e in realtà poi la linea la, la, il canto è quello che è cioè la canzone si intitola originale e del, che anche riprende quei fasti degli hippie e quel periodo lì che già riportammo in auge nella puntata precedente con la corrinuto, la, per, la corrinuto città, per la città Giordiano. Questo è un altro pezzo del 1967, la versione eh, inglese di un autore si chiama Chip Taylor, poi la registrò più tardi lui con la sua voce, ma aveva scritto questa canzone, l'aveva fatta girare alla fine, avevano trovato i soliti due o tre interpreti, perché poi lanciavano in vari modi, alla fine poi non mi ricordo chi la portò uh, al successo. E la canzone si intitolava Angel of the Moon. Grosso successo fu la versione che poi realizzata nel 1980-81 da una cantante che si chiama Juice Newton, poi questa canzone venne riciclata un sacco di volte in tutte le... la si trova in un sacco di film e così. Eh, la versione italiana eh, fa parte di quella grande tradizione della canzone Beat barra I, ma più che altro Beat della, degli anni 60, in cui le, le canzoni eh, arrivavano quindi, da, 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 dagli Stati Uniti o, o dall'Inghilterra e venivano tradotte in lingua italiana. Questa è la versione Gli occhi verdi dell'amore. Era quella che era cantata dai Profeti nel 1968 e ne fecero una versione, secondo a mio parere, degnissima di questa canzone, Angel of the More. E qui l'ho mixata, è stata mixata con un brano, cioè è costruita su un loop tratto da un sample shoop dei Salt and Paper. Perché ve lo spiego dopo, intanto sempre. No, ma io dico attenzione alla foto però. Cioè... Questo, qua e questo non sono io naturalmente, ma, è, ma è il maestro Ale Magister che è lo stesso che cantava con Donatella Donati nel 1967 e per qualche strano motivo è ancora attivo adesso e <ride> ma ci ma presenta questa not. Ma che bel Gioinotti! Giusto... Ma poi scusa, cioè maestro... eh, ma è maestro alle magister. maestro alle magister. ma non si capisce bene, insomma, che cos'è, da dove viene, se è italiano è straniero. Boh. E eh, sottolineo comunque, ma... prodotto da. Eh, prodotto viene, da guinzanino. viene, sarebbe Bartolomeo Necchi, eh, detto il Guinzanino. Che è uh, attivo oh, è... da diversi anni nel ghetto, uh, di, questo, in The Ghetto, canzone eh, dico, Elvis, sì. chiaramente in The Ghetto Studios a Venezia, sono il ghetto ebraico, perché qui partite un po' da quelle parti, eh, dove è nato nel 1663. Veroni <ride> nel... è un genio, ogni volta è <ride> una 16... adesso, adesso fremo dalla curiosità di ascoltare <ride> il brano. <ride> E Adesso presidente, uno è, un, è, un, è, un, è, un, è un nato a Pavia, poi si trasferì a Venezia, mi sembra intorno al 1720, e da lì poi è rimasto. Eh, L'ho incontrato anche di persona, ha eh, detto che non è mai morto, insomma è estremamente giovane. E, dato dato a Pavia, ricordaci la data di nascita? 24 agosto del 1663. 1663 però e, negli eh, anni 60 faceva canzoni hippies eh, no, adesso faceva di me. tutto lui ha conosciuto tutti quelli che sono passati a Venezia e certo? adesso produce eh, rap, trap, reggae cioè, queste, queste robe qua, molto commerciali, le produce lui con quattro soldi. Cioè, cioè, un po' di cantanti, i cioè, suoi collaboratori, i cioè suoi dipendenti. Fa queste robe qua e lui, a seconda dei periodi, si, si reinventa. È un, fondamentalmente è un mediocre. Un... Molto falsa, io stare attenti a te di ti pugnare alle spalle. Però diciamo che è molto bravo nel, nel, nel riciclarsi, e adesso sta facendo queste produzioni. e Per cui ha, ha fatto oh, anche questo, questa versione con il sample, come si usa adesso: cioè prende canzoni false. Questa stranezza è che non è una canzone originale costruita su un sample, ma è una cover costruita su un sample. E qui la, genial la genialità è, è del maestro Ale Magister, chiaramente poi perché questo, ve lo dico dopo questa collaborazione tra il maestro alle Magister e il guinzanino vediamo che cosa ne è uscito che dite? Vado? Vai hey, yeah, I shoot, Baby shoot, shoot. Fantastico, fantastica questa canzone, ma che anima romanticona che ha questo autore, vero? No, ma io mi inchino umilmente a questo pezzo illuminato. Possiamo toccare con mano come Guinzanino, Ale Magister, se ne fregano del velo di maglia di Schopenhauer, lo fanno a brandelli spiegano le categorie di spazio-tempo e attraverso l'immaginazione ce lo troviamo qui nella sua, nelle sue splendide contraddizioni che si trascina dal 1663 ad oggi. Ma eh. l'importante è sapere da dove viene l'ispirazione. Si chiama Deadpool Mix perché forse io, avete già capito, io sono un fan dei film della, dei supereroi, in particolare della Marvel. Deadpool è, è un. Ah, il è, trickster è, della madre. Esatto, è il più ah, sfigato ah, di tutti. E nel primo film della, di, di Deadpool ci, e, compaiono i due pezzi, Angel of the Morning nella versione di Joyce Newton e eh, Shoop delle de, de, de Saltenti. allora ho sentito, ho sentito questi due pezzi del film e eh, mi si è, sono illuminata. Ho detto: Devo provare a. a a mescolarla, infatti, e poi credo sia venuta abbastanza bene per, per prendere il, il sample del salto in pepe e costruire su, però, ha detto, facciamo la versione italiana che è più trash, no? gli occhi verdi dell'amore. <ride> perché poi molti la conoscono, se la ricordano perché la cantavano tutti i profeti i profeti <ride> i profeti non i profeti mi ricordano spi... un po' Gaetano sì, eh, se era era i, i, i preti dell'apocalisse più <ride> ho detto: buttiamola lì, ho fatto sta roba ecco quindi... <ride> Fantastico. Comunque ah, il Maestro Ale Magister è veramente il maestro di tutti i maestri. Ma nella foto chi è il Maestro Ale Magister? Sì, è il Maestro Ale Magister all'isola di Sky nell'estate del mille, nel mille, otto, no, 1983. Eh? <ride> L'isola in cui fanno quel whisky giusto? Non lo so, dare, è possibile. Mi ricordo I che. Dancer, io, credo lo producano lì. In... Tu può darsi, siccome è una, una bell'isola lì girata. Ero lì che eh, girò per la Scozia. Io... Ero, sì, ero, sì, ero sì. completamente ubriaco, costantemente. Di wheat, no, di birra. <ride> è buonissima. Perché lì, poi lì è, è un periodo che c'erano ancora gli ultimi punk. Per, 1983 Aspetta, che eh. quindi Aspetta, io stavo che... girando dovevamo far vedere visto che siamo in tema scemite, eh, vedere... pesavo 45 kg. Ah, cazzo, si vede! Infatti, no. è proprio una silhouette. Visto che siamo in un tema. No, Ed era no. che cosa facevi tu nell'83? Io... Non era ancora nato, sì, era nato, nato, nato già era, nato, era, un anno. era, era piccolo. Aspettate però io vado a far vedere un video che ha girato Dan in questi giorni, dura 20 secondi, visto che siamo con ecco, la sperimentazione con lo xilofono, possiamo farla vedere? Ah, ecco, le xilofonie appenniniche sperimentali. Di... Ecco, le sperimentazioni dello xilofono di Alessandro Conedera. Sentono poco. <ride> Ecco, c'era anche questo contributo, ecco da... che non si poteva certo. Questa è l'urgenza della sperimentazione quando <ride> ci l'hai dentro, che viene fuori, in... anche quando sei in un parco giochi per bambini, ti metti lì e sperimenti. Ho visto no, poi che me, Alessandro, me... appena ha visualizzato quello strumento, è partito, cioè, però non, non si teneva più, si è messo lì, ho detto: dai, dobbiamo immortare. No, me, me lo vedo che... con, delle, con delle campane, sai, cioè quelle tibetane. Quelle cose lì giapponese sale. Don, don, don. <ride> ma il bello è usare gli strumenti che si hanno a disposizione lui assolutamente è, è partito proprio non <ride> guardate comunque allora veramente io ringrazio peroni perché davvero ogni volta ci catapulta in una dimensione diversa io comunque lo vorrei conoscere come cantante chiedo di collaborare col guinzanino direttamente visto che ci ho già collaborato una volta anch'io nel 1600 no, ma lui non canta eh? non canta eh, ma produce non so come produce 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 fa pro... lavorare sai, no si sai poi è. sai anche come produce è molto, è meglio di notti, molto dice. attento comunque tornando a gianni gianni Volevi eh, visto adesso vabbè, abbiamo preso questo tono così eh, divertente, ma volevi mh, aggiungere qualcosa o fare una tua conclusione sul sulla bella lavoro introduttivo su Neville Goddard, sulla SHIN, sul nu nuovo pensiero. Abbiamo, io, tra l'altro, ho una lettura di Gorsibaldi che volevo fare, ma abbiamo perso il mood, <ride> era una cosa un po' seriosa. Vabbè, adesso vedo. Eh, siamo quasi a due ore, ma fino a due ore dieci, noi sapete che siamo nei termini. Eh Gianni, lascerei la parola a te perché la serata è tua poi vedremo in futuro se fare magari una seconda parte di questa cosa potrebbe essere interessante. Ma per questa sera vuoi dirci un'aggiunta, una conclusione di, di queste bellissime interessanti cose che abbiamo sentito da te, letto, eccetera? Ma sì, guarda, io farei una cosa veramente un po' nevidiana. <ride> E proporrei uh, agli amici da, amici da casa di sperimentare questo, questo metodo di, di Neville Goddard per cui ri, um, ripassando velocemente la, la tecnica che lui propone più spesso eh, cioè mettetevi comodi con gli occhi chiusi Entrate, lui dice, in uno stato simile al sonno, che è un po' quello quando stai per addormentarti, ma sei ancora cosciente, e costruite una scena in cui eh, sperimentate che una cosa che desiderate che succeda eh, è già successa. Cioè, ad esempio, non so, se vuoi ottenere il posto di, un posto nuovo di lavoro, non immagini di ottenere il posto di lavoro, ma immagini che, ne so, che un tuo amico. Eh, ti faccio i complimenti perché hai ottenuto il posto di lavoro nuovo, quindi già eh, nel, nel finale, andare oltre, oltre la cosa. Infatti, e... scusa, scusa Gianni, sì. non c'è un libro che si intitola Andare al Finale o qualcosa del genere? Non c'è proprio un tuo libro che si intitola così? O un capitolo? Cioè, vivere un nel capitolo. finale, living, living in the living End. In, nel finale, sì. Eh. Mi sembra che sia un capitolo, non credo sia, non mi pare sia un sì, però c'è un concetto molto forte sul vivere già nel finale, guardare l'obiettivo e non il come, assolutamente il non creatore. badare mai a come si raggiunge l'obiettivo, quello non, non bisogna prenderlo minimamente in considerazione. Ti, ti toglie, dal, ti toglie dal, dal come il fatto di andare già a, a cose fatte. E quindi lui dice visualizzate questa scena, ma la scena deve essere vista dai vostri occhi. Non guardatevi in terza persona perché sennò assumete lo stato di spettatore e non di protagonista e cercate di inserirci il sentimento e anche le sensazioni. Um, per cui io direi: fate questo esperimento e poi nei commenti sotto il video scrivete. Ma intanto cosa ne pensate e poi cosa, cosa vi è successo di bizzarro con queste, sperimentando con queste cose. Io suggerisco personalmente di provarlo con cose di cui non vi interessa nulla. Sì, perché sì. è una cosa a cui io tengo tantissimo, è difficile entrare nella, nella sensazione di averla già perché sono, già, sono troppo nella sensazione di volerla perché non ce l'ho faccio un esempio Gianni, un qualcosa che potremmo visualizzare, di cui poco ci importa. Cioè, mm... Allora, dunque, um, allora, o qualcosa che dico, non so, se avessi un bambino oh, mi piacerebbe avere un cappello nuovo. Ok, qualcosa di banale. Sì, sì, una cosa, una cosa banale che dici se, se ce l'ho bene, se non ce lo fa niente. Uh, può essere un buon, uh, un buon esperimento, purché riusciate a immedesimarvi bene nel, uh, nell'avere um, nell questa cosa. Oppure un'altra cosa è um, uh, fare la visualizzazione, sempre bella, positiva e tutto, per qualcun altro. Cioè, non so, io vedo che um, Dan ha un cappello nuovo, oppure che ne so, ha ottenuto quel posto di lavoro nuovo che cercava che per quanto io voglio avere Adan, non sono coinvolto in prima persona e quindi è più facile medesimarsi. Eh, diciamo, lanciare questa sfida, vediamo, fate qualche esperimento e poi scriveteci sotto cosa, come vi è andata. Molto interessante. Tra l'altro, scusa, posso far Gianni, mi puoi correggere se posso ripetere per gli amici da casa, così mi dici se ho imparato bene nel corso del tempo. Cioè, la visualizzazione vuol dire che io immagino me stesso nella scena in prima persona cioè non deve essere mai come avere visto un film, come ha detto Gianni non devo vedere me esatto. stesso l'omino che cammina sono io in prima persona che incontro Dan, incontro Peroni incontro chi mi pare, immagino il più possibile, cioè cerco di vivere il più possibile i sensi, soprattutto il tatto, perché come tu mi insegnavi, il tatto, quello che io tocco per, per il mio cervello quello che io tocco è vero, quindi se stringo la mano, se questo, queste cose vanno... L'abbraccio, il colore, tutte le sensazioni possibili. Già nel finale, però, quello che addirittura qualcosa che io farei se avessi ottenuto quello e mai, mai, mai pensare al come perché quello fuor via cioè non posso dire, ah, vabbè, ma io come faccio a ottenere quello? Non ho i soldi. Ho... No, quello non deve essere proprio preso in considerazione perché quello è proprio l'ostacolo. Ho detto bene per semplificare al, proprio all'osso, cioè la cosa, proprio al minimi mini termini. Ho detto benissimo: fondamentale Grazie. che non veda me stesso in terza persona, ma che sperimenti la cosa in prima persona. E eh, non pensare al come, perché se penso al come, il mio cervello non va più in onde, in onde teta, ma va in onde beta. Sì. E quindi non si imprime nell'inconscio. E quindi tutto quel, quel discorso. Ah, tra l'altro un, un altro autore carino, molto interessante da citare, è Joseph Murphy, che parla molto bene di questa cosa dell'inconscio. Anche lui, tra l'altro, grande conoscitore dei testi, dei testi sacri, eccetera. Ah, chiusa parentesi. Comunque, sì, queste sono. Bene. Hai detto secondo me benissimo. Bene, io direi che questa è stata una serata bellissima. Ci è dispiaciuto tantissimo di avere poco Dan fra noi, ci sei sappi che ci sei mancato, ma quando vedrai la puntata lo vedrai e lo, e lo diciamo. Tanto io sono lì col telefonino, dico vedo se arriva Dan, mando un messaggio. Ogni tanto mi vedi trafficare. E allora, adesso per i nostri amici da casa dico due cose, poi lascerei concludere anche a Dan se ha voglia di dire qualcosa, visto che non è stato tanto tra noi, solo se hai voglia e se sei stanco morto, assolutamente non, non, non ci pensare proprio. Allora, eh, intanto devo dire che questa è l'ultima, tra virgolette, ultima nel senso, facciamo uno stacco estivo, quindi diciamo che è l'ultima puntata prima dell'estate. Prima dell L'estate estate sta finendo, non sta finendo, ma siamo nel, nel mezzo pieno, facciamo questa pausa estiva. Sarà di tre, quattro settimane, no, non di più, e poi ricominciamo. Ripartiremo, penso sempre dalle serate filosofiche a tema, perché abbiamo tante altre cose da raccontare, e poi ci saranno tante novità, tra cui anche momenti dal vivo in cui io, che io, a cui sto già lavorando, e, e tante altre cose che vedremo a suo tempo. Um... Dan, vuoi dire qualche cosa oppure qualcun altro ha voglia di dire qualche cosa a conclusione? Io... Io vi ringrazio intanto per l'affetto con cui avete reclamato la mia presenza. Sono eh caspita, di proprio... riuscita ad arrivare anche in extremis per uh -huh. portarvi un, un saluto. Prometto che eh, ovviamente mh, riguarderò la serata con molta attenzione, poi eh, sicuramente avrò modo di confrontarmi meglio con Gianni su sull'argomento, anche perché. Eh, il, il video scherzoso del nostro saluto del, del, delle xilofonie di Alessandro Conedera. Eh era soltanto un primo passo verso l'ipotesi di, di, di vederci tutti quanti insieme. Mi piacerebbe eh, poter girare un video dal vivo, invitarvi certo. qui, poterci vedere, abbracciare, conoscere finalmente anche di persona e, e farci una chiacchierata senza le quattro finestrelle, quattro, sei, cinque, quante sono di volta in volta di Zoom, magari. Eh, Parlare dei Visu, berci qualcosa insieme, brindare e, e, e magari lanciare su YouTube questa testimonianza in diretta dei, eh, dei componenti dei dialoghi sperimentali. Eh, niente, per adesso vi saluto, vi ringrazio ancora e. Va bene, io guarda Dan, aspetta, non te ne andare, tanto usciamo tutti, voglio dire, stiamo, stiamo non ci lasciare eh, così al volo, stiamo chiudendo, uh -huh. stiamo chiudendo la serata. E intanto salutiamo la nostra amica da casa numero uno che sicuramente ci starà guardando. E, ah, io devo fare un piccolo spot per una cosa importante che si sa molto poco e lo voglio dire anche qua per i pochi che saranno arrivati a fine trasmissione, se a qualcuno interessa. E, mh, si sa molto poco che si può andare nel proprio comune di residenza a firmare per richiedere il referendum per l'abolizione della caccia. Ecco, questa è una cosa molto importante perché non lo sa, no, non è che non lo sa nessuno, non è una cosa molto nota. Basta recarsi al proprio comune di residenza, noi l'abbiamo già fatto all'ufficio anagrafe e diciamo, vorrei firmare per il referendum per l'abolizione della caccia. Chi fosse interessato, spero molti di voi lo facciano, penso ci sia tempo qualche mese, comunque non è una cosa da oggi a domani mattina, ci sono dei comuni che ricevono ancora su appuntamento per il Covid, alcuni che basta andare lì come nel nostro siamo andati lì, al limite una telefonata e ci sono anche banchetti nelle piazze talvolta, ma non aspettate il banchetto nella piazza che magari nel vostro comune non arriverà mai, ecco basta arriccarsi presso il proprio comune. Poi pare ce ne siano altri direi, di cose del genere, ma mi informo. Questo mi interessava dirlo perché cerco di divulgarlo come dove posso con i miei poveri mezzi, insomma, i miei mezzi che ho a disposizione. Detto ciò, io ringrazio tutti gli amici da casa, ringraziamo tutti quanti. Eh, ringraziamo Gianni per la bellissima serata ripeto in cui c'è stato solo un seme ripeto al di là che a uno interessi o meno questo tipo di pensiero io sono una grande io lo studio da tre anni Alessandro anche grazie a Gianni eh. io poi vabbè già studiavo materie analoghe già da una, un bel po' di anni però Neville Goddard è dal 2018 se non sbaglio che sono entrato in connessione e mi viene da dire questo, ripeto, l'ho già detto prima: anche chi non avesse una, una passione per questo genere di approccio, però sicuramente è un approccio importante già solo per iniziare a cambiare delle prospettive. Siamo in un periodo storico, a mio avviso, in cui è fondamentale non farsi come dire. Non, non, non lasciarsi atrofizzare la mente, ecco, cerchiamo di rimanere attivi, di provare a sperimentare altri punti di vista, di poter a provare a guardare oltre i nostri occhi. Dialoghi sperimentali, anche questo è sperimentare su se stessi, prima di tutto, e ovviamente poi con i mezzi artistici eh, e creativi di ognuno di noi. Io boh, non so cos'altro dire se non ringraziare Alessandro Peroni, Alessandro Conedera dan alessandro sabata che è, si è, grazie per essere venuto nonostante la giornata eh, molto impegnata gianni bonetti vi saluto anch'io, donatella e alla prossima puntata grazie a tutti buonanotte ciao